Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. Oggi volevo registrare mi preparo con voi, che devo uscire, quindi ci sono la telecamera, un po' di tempo, quindi volevo registrare mi preparo con voi. Allora, inizio col dirvi i prodotti che utilizzerò. Il primo prodotto che utilizzerò è questo ombretto di Pupa. Questo ombretto di Pupa di solito lo metto senza il primer, quindi l'ho preso da solo e faccio questo trucco. È un trucco che solitamente faccio quando vado veloce, anzi ce ne sono tanti, però ecco, se volete vi faccio un filone di tutti i trucchi che faccio quando vado di fretta, e questo è uno di quelli. Che ultimamente non sto più utilizzando questo ombretto, e quindi volevo riutilizzarlo, ecco. Quindi è un modo per utilizzare anche questo ombretto, insomma. E vado a usare questo ombretto prima. Poi sugli occhi metto questa matita, quella marrone della Essence. E siccome poi ho dimenticato il mascara, oggi farò a meno del mascara, come in quasi tutti i miei video, perché me lo dimentico sempre. E poi sulle labbra vado a mettere questa matita della Puro Bio con questo rossetto, il numero 55 della Debbie. Inizio subito togliendomi gli occhiali. Allora, faccio questo video perché appunto volevo parlare un po' con voi. E visto che è un po' che non registro, cioè, un po' che non registro video, volevo un po' raccontarvi quello che sto facendo in questo periodo. Allora, tanto mi stavo dimenticando di prendere l'ombretto. Allora, ne uso poco 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 perché è giorno e non voglio esagerare con l'ombretto, appunto. Allora, dicevo, in questo periodo ho ricominciato proprio ieri, appunto, i laboratori. I laboratori con i ponti di cotone. E quindi sono molto felice e molto propensa a imparare nuove cose, infatti. E come sapete, in questi laboratori realizziamo dei lavori a lungo termine, come quello che stiamo realizzando adesso, che non è tanto a lungo termine, lo finiremo mercoledì prossimo. È un svuotatasche, è uno svuotatasche di cartapesta. Quindi sono molto curiosa di sapere, di vedere come viene alla fine. E qui io direi che la quantità di ombretto, siccome è giorno, va benissimo così. Anche se potrei caricarlo molto di più, ma mi piace così per il momento e lo lascio così. E appunto, ho ricominciato il laboratorio e sono molto contenta di aver rivisto alcune persone e di aver imparato di fare nuovi progetti, appunto. Poi, come sapete, ho già iniziato un po' da un paio di settimane, sì, un paio, 2 o 3 settimane la terapia, quindi anche quella sono molto contenta di averla ricominciata, esattamente solo quella privata, perché quella che mi passa, diciamo, solamente quella privata. L'altra invece, quella che faccio 2 volte a settimana, non l'ho ancora ricominciata perché non so quando ricomincia. Sicuramente
novembre-dicembre, penso. Quindi non ho ancora ricominciata quella. Però sono contenta di aver ricominciato quella privata. E quindi sono molto contenta anche di quello. E poi cos'è? Ah, poi volevo dirvi che sono andata un po' in giro, c'è stata la festa del mio paese e praticamente c'erano le bancarelle. Di solito le bancarelle della festa del paese sono quelle nel mercato, quindi non sono uguali, sono proprio quelle. In più però alla festa del mio paese c'era anche, siccome l'anno scorso così, ha cominciato a esserci anche la festa del cioccolato. La festa del cioccolato praticamente è la festa che ci sono bancarelle solo esclusivamente del cioccolato. E lì è bellissima perché puoi vedere tutti i tipi di cioccolato, poi ci sono anche i liquori al cioccolato. È una bellissima festa, non so perché quest'anno l'abbiano unita a quella del paese, infatti c'erano poche bancarelle rispetto all'anno scorso, o forse erano sempre le stesse, non lo so, non mi ricordo. Comunque in una bancarella, anche in una bancarella di quella di cioccolato, ti davano, ovviamente, potevi prendere il cioccolato fuso con le fragole. Però io il cioccolato fuso con le fragole, a me le fragole non piacciono e ho preso soltanto un bicchiere di cioccolata bianca, perché potevi scegliere il cioccolato bianco, cioccolato fondente, cioccolato al latte, ce n'erano un sacco di tipi. E quindi mi sono divertita andare quello. Poi questo weekend che sta per arrivare c'è un'altra festa, e che è quella del paese vicino al mio, di solito vado anche lì. E insomma, vediamo com'è. Intanto ho fatto il trucco degli occhi, adesso vado a mettere la matita. Presso a poco sono queste le cose che ho fatto. I video ho provato a registrarli, ma alcuni non mi sono venuti bene, quindi non li ho caricati. Ragazzi, sto provando a girare da giorni, parecchi giorni, il video della postazione aggiornata al 2017. Però dovrò farmi aiutare da mia sorella perché non riesco da solo. Ho provato col cavalletto, ma non mi viene bene. Insomma, ci sono prodotti che non si vedono, quindi lo devo registrare per forza insieme a lei. E quindi arriverà anche quello, non temete. Arriverà anche quello perché so che la state aspettando e quindi arriverà anche quello. Intanto sul canale ho visto che appunto stiamo crescendo come canale, appunto siamo 60 iscritti e la cosa mi fa molto molto piacere e io vi ringrazio di questo. Aspettate che adesso metto la matita perché altrimenti se continuo a parlare non riesco. Anche di qua. Stavo dicendo, vi voglio ringraziare anche che mi continuate a seguirmi, commentate, quindi io di questo vi ringrazio tantissimo. Adesso ho messo anche la matita. Ho messo la matita e adesso devo passare a truccarmi le labbra e poi il trucco è finito.
E quindi questo, grosso modo, questo è quello che vi volevo dire, appunto che ho iniziato con calma, sto riniziando tutto. Sì, vabbè. Poi ho fatto ancora dei lavori con la lana, che vabbè, sono piccolezze, insomma. Però ho fatto ancora dei lavori con la lana, devo ancora finire la coperta. Anzi, devo decidermi a finire i pezzi, se no. Non riesco a farvela vedere. E poi niente, beh, grosso modo, questo è tutto quello che vi volevo dire. Però aspettate, e almeno metto la matita. Ecco qui, questo è il trucco che ho realizzato in pochissimo tempo. Vabbè, adesso sarà risultato di più perché stavo parlando, però di solito ci metto veramente 5 minuti. Ecco, poi vi volevo chiedere se voi volete vi faccio appunto anche il filone dei miei trucchi veloci, anche se alcuni ve li ho già fatti vedere, però ve li rifarò tutti. Così li metto tutti in una playlist sola, così se volete andare a vedere i trucchi veloci potete andare. Ecco, ditemi se vi può piacere come idea, che mi è venuta proprio sul momento, e io poi mi organizzerò. E appunto, aspetta che mi metto gli occhiali, se no non vi vedo. Appunto, tutto quello che vi ho detto nel video è tutto quello che vi volevo dire, e spero che il trucco vi sia piaciuto. E aspettate che almeno non lo vedete. È un trucco molto molto semplice, molto veloce da realizzare. Questo è uno di quelli che quando non ho tempo realizzo quasi sempre. O meglio, ce ne sono molti altri, però appunto se volete vi farò proprio dei video apposta da mettere in una playlist. Così andate a prendere solo la playlist e così li avete tutti insieme. Tutto quello che vi volevo dire nel video ve l'ho detto. Appunto, rinnovo il ringraziamento a tutti voi per continuare a seguirmi, e vi ringrazio anche i nuovi iscritti. Vi ringrazio di esservi iscritti al mio canale, ma restate comunque aggiornati perché ci saranno appunto nuovi video e nuovi tutorial. Io vi saluto. Se vi è piaciuto il video, mettete mi piace e commentate se vi va. Se il video vi è piaciuto, commentate. Se invece è la prima volta che vedete un mio video e volete vederne degli altri, iscrivetevi al mio canale e ricordatevi di attivare la campanellina che c'è vicino al tastino iscriviti. Io vi saluto. Io appunto vi saluto e vi aspetto al prossimo video. Ciao ciao!